Hello, here is Wang Group. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry with over 50 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. Sia che usiate Morphy o Bruno per cucinare, cambiare la teglia viene fatto spesso. Quindi sono facili da sostituire? Proviamo anche noi, come potete vedere. La teglia di Morphy ha un bordo convesso, che è più alto della base quando si usa. Quindi si può prendere facilmente. La teglia di Bruno senza bordi convessi, annidata direttamente all'interno della base. Sostituire o pulire la teglia necessita di utilizzare un cucchiaio di legno per sollevare per rimuovere. Più problemi, è facile da togliere il guscio. Parte 3. Prova a cucinare, qual è il migliore? Confronto dei test di preriscaldamento. Il Morphy aveva bolle che si formavano a 1,5 e un leggero fumo a 4-20. Il che dimostra che ha finito il preriscaldamento. Il Bruno, invece, aveva bolle che si formavano a 3 minuti e 50 secondi. E a 6 minuti e 30 secondi. C'era un leggero fumo, che ha richiesto più tempo del Morphy. Confronto degli effetti del cibo. 1. Confronto dell'esperienza della palla fritta. Per essere giusti, ho preparato 24 palline di calamari di uguale qualità per ognuna di queste due pentole per un'esperienza di confronto. Senza ulteriori indugi, diamo un'occhiata alle prestazioni di Morphy. E come si comporterà Bruno? Lo vedremo. Allo stesso modo, abbiamo regolato la marcia al massimo. Spennellato uno strato d'olio per la pirofila delle crocchette. E messo metà delle crocchette di seppia nella pirofila. Dopo 5 minuti, le polpette di seppia sul lato destro non erano completamente cotte. Ma alcune sul lato sinistro erano già carbonizzate. 2. Confronto dell'esperienza di cottura della pentola calda. Dopo 6 minuti, Morphy fu il primo a portare l'acqua ad ebollizione. E Bruno, per non essere da meno, lo fece finalmente dopo altri 3 minuti. Dopo un periodo di sobbollimento, era finalmente il momento di cucinare. È innegabile che la pentola calda cucinata da Morphy e Bruno ha un aspetto piuttosto appetitoso. L'unica differenza è che Bruno è ancora leggermente bollente in superficie dopo che la fonduta bolle. Ma in realtà il suo controllo automatico della temperatura ha smesso di riscaldare e deve essere riavviato per continuare a riscaldare. Mentre Morphy continua automaticamente a mantenere una temperatura costante. Parte 4. Ho una funzione di cottura a vapore che voi non avete. Esperienza di panini al vapore. Oltre alla frittura, cottura, cottura, stufatura. Bollente effetto cibo è buono. Capriccioso Morphy anche incidentalmente il lavoro di cottura a vapore anche a fare. Non ha questa funzione Bruno prendere un atteggiamento wait and see. Dopo 12 minuti. Spegnete il fuoco e aprite il coperchio. Potete vedere che i panini sono cotti al vapore e ognuno sembra rumorosamente morbido e bianco. Il sapore dovrebbe essere molto buono. Quando l'ho aperto, il ripieno di latte colato nel panino stava quasi uscendo. Parte 5. Capacità di pulizia PK. Confronto della pulizia della piastra di riscaldamento. Dopo la deliziosa pentola calda, vogliamo anche avere un comodo processo di pulizia. Il prossimo guarderemo la pulizia delle due piastre di riscaldamento Morphy e Bruno. Come si può vedere, la piastra di riscaldamento di Morphy è quasi senza macchie d'olio, mentre la piastra di riscaldamento di Bruno leggermente macchiata con qualche goccia di base di pentola calda. Confronto della pulizia profonda della padella. If you are interested in our videos, remember to follow us. Wang Group, more than 4,500 restaurant choice. We will keep surprising you. See you.